benvenuti in questo nuovo video, nuova location, nuova cameretta. Presto vi farò il room tour, promesso. E tra l'altro, nuova gloria, mi sto riprendendo dalla malattia. Se non lo sapete, se non mi avete seguito nelle storie di Instagram, a proposito, seguitemi anche su Instagram perché vivo di più su quel social. Ok, devo fare il respiro di piano perché ho un po' di bronchite, ho avuto l'otite catarrale, sono andata in ospedale perché non ho un medico, dato che ho fatto il trasloco non l'ho ancora cambiato. Un sacco di problemi ho avuto quest'ultima settimana e a farmi uscire la malattia è stata questa stramaledetta Croazia. Infatti oggi ho deciso di fare questo video per raccontarvi la mia esperienza in Croazia, dato che è stata la mia prima volta in Croazia, il mio primo viaggio al mare da sola. E dopo 8 anni che non vedevo il mare, non facevo un bel bagno nel mare, non perché non lo vedevo, non facevo un bel bagno al mare e non mi godevo un'estate, ecco. Anche se in realtà non è stata una vera e propria vacanza. E adesso vi dirò perché. Prima di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e basta con queste dita! Le tengo ferme qua. Sono proprio italiana che gesticolo, non ce n'è. Oddio. Prima di iniziare il video però, scusatemi, io mi devo preparare la pappa, nel senso che non ho mangiato, quindi farò la sostituzione del pasto con i miei soliti beveroni di Natural Mojo, quindi mentre chiacchiero preparo. È una menzione di questo brand che, con cui collaboro oramai da tanti anni. Non ho molta fame, soprattutto a mezzogiorno, dato che la mattina faccio una bella colazione per prendere la mia brutta medicina che mi salva la vita. Il beverone in questione sarà lui, il Fit Strawberry di Natural Mojo. Se non vi piace questa parte potete saltarla, intanto io mi preparo lui, ed è un sostitutivo di pasto, un integratore alimentare. Con questo in particolare Fit Strawberry potete ridurre il dosi anziché gli altri body shape dove vi servono 5 misurini. Con questo ve ne serviranno solo 2 e avrete le stesse identiche proprietà degli altri body shape dove se ne utilizzano 5. L'unica differenza appunto è che è meno denso. Io ho già messo circa 2 grammi di olio di semi e qua invece vi servirà la parte liquida per mischiare i 2 misurini con l'olio. L'olio è la parte grassa buona che serve per appunto il nostro pasto, quindi dato che stiamo sostituendo un pasto ci servono determinate cose per avere un piatto bilanciato, ecco. Al suo interno metteremo la parte liquida, può essere acqua, latte vegetale, e questo cade a pennello perché è proprio 250 ml, quindi giusti per quello che ci serve a noi. So proprio di fragola, raga, questo ne servono solo 2. Agito e me lo bevo e lui è il mio beverone da compagnia / pranzo. E con questa polverina potete farci anche tipo i dolci, pancake, quello che volete. Tra l'altro, se volete provarlo, avete lo sconto Gloria 20, che è sempre valido sull'acquisto di qualsiasi prodotto. Quindi voi fate il vostro carrello nel caso vi interessa comprare qualcosa sul sito di naturalmojo.it, mettete Gloria 20 e avrete lo sconto del 20%. E ripeto, è sempre valido. Sono partita in Croazia da sola, cioè nel senso con la sorella di Andrea del Pini. Ad Andrea non piace fare questo tipo di vacanze rilassanti. La sorella di Andrea ci piomba in casa e mi dice: Gloria, ti va di venire in Croazia con me? Guido io, dato che appunto tu non hai la patente. Andiamo in macchina, mi farò queste 7-8 ore di viaggio. Magari facciamo l'andata a una tappa a Trieste e poi arriviamo in Croazia, no? E io gli faccio: figo, non ci sono mai andata in Croazia, va bene. Tra l'altro anche qua molto interessante, perché lei guarda sempre su Booking e ha trovato questa offerta, un appartamento per 5 giorni a 250 euro a testa. È veramente pochissimo. Mi sono ritrovata il giorno della partenza con la mia valigia, dato che partivamo in macchina, abbiamo portato il mondo e siamo partite. Quindi andiamo in macchina, facciamo tappa a Trieste. Io ero contentissima perché tra l'altro so che a Trieste abita Nicole e volevo rivederla dopo svariate volte che ci siamo viste agli eventi, ma volevo proprio vederla in privato per poterla conoscere meglio. Quindi gli ho scritto, è stata super carina perché mi ha fatto conoscere Gatto Denver. Sono stata molto molto bene, siamo state entrambe molto molto bene, anche io e la Sara, appunto la sorella di Andrea, ed è stato bellissimo. Infatti vi lascio lo spezzone di Gatto Denver. Amore, ma sei un chiacchierone. Perché vai via? È vero? Sì. Ma se tu conosci Andre vi mettete a chiacchierare tutte e due. Gatto Denver. Ciao. Ciao. Ti porterò nel mio cuoricino. Amore. Torna a trovarlo. Sì. Sì. Dopo aver visto Gatto Denver, averlo coccolato per bene, è un amore di gatto davvero bellissimo e prima o poi glielo ruberò. La parte più brutta è stata
arrivare in Croazia, perché la mattina da Trieste a Pag, dove dovevamo andare noi, l'isola di Pag o Pago come volete chiamarla, ci ha fatto fare il navigatore sta strada in mezzo ai bricchi. Tutti ci hanno detto partite presto perché la dogana è lunghissima, ci mettete un sacco. Noi siamo partite, cos'era, le 8:30, le 9, e ci siamo fatti tutta sta strada in mezzo ai bricchi, che vi giuro sembrava di avere Heidi e caprette tra un po' che ci facevano ciao. Non capivamo se la strada era giusta o la strada era sbagliata. Dopo un'ora di strada, se non di più sicuramente, perché la dogana era inculata e quindi non abbiamo fatto coda, siamo passate subito, arriviamo in questa strada che costeggiava il mare della Croazia e finì tutto bene, cioè nel senso, che palle, però adesso vediamo il mare, arriviamo. No, altre 3 ore di strada per arrivare a Pag, per prendere il traghetto, odiose, perché anche qua gente che andava piano, c'erano i limiti, poi lì arriviamo al traghetto, abbiamo pagato circa 24 euro a testa, prendiamo il traghetto e saliamo finalmente sul traghetto per arrivare all'isola. Anche qua il navigatore non ci aveva portato tipo fuori casa, perché là è tutto fatto di viette, stranissimo. La roba bella era che casa nostra era sul mare. Sto tizio ci dice subito, noi sudate, grondate, non vedevamo l'ora di andare a casa, mollare i bagagli, farci la doccia. No, sto tizio ci placca e ci dice, italiane? Io zitta, ho detto già, io non parlo con nessuno, cioè proprio, io non do confidenza. Sara subito lo guarda male e fa, sì. Eh no, perché cosa andate, siete appena arrivate, cosa fate stasera, andate a ballare? Questa praticamente era il PR di una delle discoteche. Subito gli risponde male, dice, guarda, siamo appena arrivate, facci andare a casa a lavarci. Poi se mai ci becchi in spiaggia e ci fai tutte le domande che vuoi. Questo va bene, va bene, va bene, ciao ciao, se ne va. Scarichiamo i bagagli, la casa era bellissima, infatti ho fatto anche qua l'home tour. Qua c'è il bagno alla stanza, che abbiamo praticamente il letto matrimoniale con le travi a vista, il comò, i comodini, qua un piccolo armadio, la cucina con la sala, quindi possiamo anche andare a fare la spesa perché c'è un posto per fare la spesa con... E qua abbiamo la TV con il divano. Adesso dobbiamo portare sulle le valigie. Sara, che non si vorrà far vedere in viso, esatto, con il terrazzino. Perché voi dovete sapere che Sara in realtà è una star e non vuole farsi vedere, perché poi la riconoscono. Lei in realtà è una cantante, si mette la maschera quando canta. Quindi qua abbiamo la vista mare, con le palme, i grilli e cose, le cicale. Vista dal balcone, dal terrazzo, fantastica. Andiamo al mare con le nostre cose e ci mettiamo lì in spiaggia. Ovviamente chi ci ritrova? Il nostro amico PR. Si avvicina e inizia, cioè sembrava di essere a Riccione. Appena sono arrivata ho detto che bello, sono al mare, non mi sembra vero, non me ne frega se siamo a Riccione 2, a Rimini 2, ma c'è il mare e finalmente posso farmi un bagno dopo 8 anni, voglio rilassarmi. Troppo Riccione. E questa cosa mi dava sui nervi perché era pieno, ma veramente pieno di ragazzi. Su 10 persone c'erano forse 2 ragazze e il resto tutti uomini. Sembrava di essere una vacca in mezzo ai tori. Io continuavo a ripetere questa frase. Mi sembra di essere una vacca in mezzo ai tori. Cioè tutti che ti guardano come se fossi l'unica donna sulla terra. Il tragitto che abbiamo fatto da casa fino alla spiaggia, continuavano gli uomini a guardarci, a parlarci, perché sentivano che tra di noi parlavamo italiano. E quindi loro, ah siete italiane, ciao belle, cioè proprio commenti che si facevano negli anni 90, modalità clacson alla tipa e tanto di fischio, no? Le attività erano anche carine, cioè nel senso sembravano molto belle, però non ne abbiamo fatta neanche una. Mi è dispiaciuto, ad essere sincera, non aver fatto party boat, com'è che si chiamava qualcosa, tipo sta roba su sta nave, si sta in mezzo al mare con musica, si fa grigliata, hot dog, si beve, piano bar sempre aperto, gratis. E poi ci si ferma in mezzo al mare, si può scendere dalla barca per fare il bagno, si risale dopo mezz'ora, si rifà un altro giro, si riscende. Cioè insomma sembrava un'attività molto piena e da Jordi Shore style. Non abbiamo fatto niente di tutto ciò e gli abbiamo detto guarda, se veniamo a ballare ti veniamo a trovare e chiediamo a te le prevendite. Non l'abbiamo mai fatto, poveretto, infatti ci ha odiato per tutta la vacanza. L'acqua ovviamente non è quella delle Hawaii, lì a Novaglia, però per me era il mare, quindi l'ho apprezzata tantissimo. C'era anche questo barettino sulla spiaggia che faceva sentire la musica, la gente che beveva a tutte le ore del giorno. Tra l'altro lì ci sono sti jumbo, che sono tipo delle caraffe con dentro acqua, per di più ghiaccio e tanto così di alcol, però la gente se ne beve quantità industriali perché costano forse 150 cune, quindi la gente se li beve tutto il giorno, tutti i giorni, tutta la notte. E io ovviamente mi sono ammazzata di palacinche, se così si chiamano, che sono le crepe praticamente, e farcita tipo sneakers, buonissima, veramente buona, mi sono affezionata alle palacinche. Dato che è molto turistica, è molto per giovani e io non lo sapevo, io non sapevo questa cosa, cioè io pensavo andassimo nella Croazia rilassante. Quando poi sono arrivata ho visto questa Croazia
ripeto, Jordi Shore, ci sono un po' rimasta perché ho detto qui non mi rilasso, cioè qua veramente sono a riccione. Io sono stata molto free, nel senso gli ho detto va bene, basta che andiamo al mare, non me ne frega dove andiamo. Essendo un posto molto frequentato, i prezzi sono come da noi, non è vero che si risparmia, almeno in quell'isola, cioè in quell'isola non si risparmia, a Novaglia non si risparmia sul cibo, anzi. In sintesi, il table SQ è molto molto buono, è tipo un di qualità come il nostro Roadhouse, e fanno pesce, fanno carne, fanno hamburger, fanno pizze, e anche il Moby Dick ci è piaciuto, che è un pelo più avanti, o quelli che fanno anche proprio le pizze che vedete esposte sono, diciamo, abbastanza buone, te le riscaldano, le mangi, spegni un cavolo e sopravvivi, ecco. Calamari al Moby Dick, ottimi. La cosa che non mi è piaciuta è stato il fatto che ci fossero un sacco di italiani. Non mi immaginavo così tanti italiani, raga, c'erano solo italiani e solo maschi, come vi ho detto all'inizio, no? Non mi conosce nessuno, quindi faccio quello che mi pare, saluto tutte le tipe che voglio, ci provo col mondo intero, tanto poi una volta tornata in Italia, quello che ho fatto in Croazia rimane in Croazia, tipo Las Vegas. No, bello. No, non è così che si approccia con una tipa prima. Perché in Italia non lo fai, che magari avresti anche più chance. Se io sono impegnata, non me ne frega di incontrare gente, non me ne frega di fare amicizia. Sono qua per rilassarmi, anche se purtroppo non lo sapevo, raga, non era il posto per rilassarsi. Non mi rompete le balle. Sara un po' meno, era un po' più, ma sì, chi se ne frega, perché giustamente, non essendo impegnata, è molto più easy di me, non gliene fregava. Siamo andate in due supermercati, uno il Plodin e l'altro era un supermercatino più piccolo. Sono molto strani, a parte sporchi, incasinati, ma questo perché la gente, vedevo che la maggior parte degli italiani che andavano lì facevano un casino, prendevano la roba, la rimettevano giù a cavolo, cadevano cose per terra, cioè facevano proprio danni. Ed è brutto vedere che anche, cioè, all'estero ci facciamo riconoscere. Cioè, gli fanno fare veramente quello che vogliono. Secondo me è un po' triste nei confronti della gente che abita lì, nel rispetto, come devi portare rispetto a casa tua. È bello portare rispetto anche a casa degli altri, soprattutto a casa degli altri, no? Vedere queste persone, sti ragazzini, no? Troppo liberi, troppo bambini. Una sera siamo andate a Zurich a ballare, dove c'è la spiaggia e tutti questi locali all'aperto e al chiuso, insomma sono tipo delle discoteche vicine, tutte a pagamento tranne quella esterna proprio all'aperto aperto, e dove c'è questo quadrato, questo spiazzo dove ci sono poi i bar e il DJ che suona gratuitamente per la gente che non vuole entrare a pagare e ad andare a ballare. Infatti nei locali poi, proprio nelle discoteche e quelle a pagamento, ci stavano delle guest, tipo quando siamo andate noi c'era Elettra Lamborghini, Steve Aoki il giorno dopo, che io non l'ho visto. Arrivando praticamente da Novaglia a Zurich abbiamo preso questo transfer. Appena siamo salite c'erano sia la gente che doveva andare a Zurich perché magari scendeva prima e abitava da quelle parti e aveva finito di lavorare, o gente che appunto andava per la maggior parte lì a ballare, quindi ragazzi e ragazze preparate per la serata, già ubriachi alcuni e già cacciari, cioè proprio già che facevano cacciara. Salendo, questi qua stavano già facendo i cori da stadio. Non era rispettoso verso il guidatore, che non sentiva una mazza, e il buttafuori, che c'era pure un buttafuori nell'autobus, perché evidentemente fanno un sacco di casino, hanno deciso di mettere anche un buttafuori nell'autobus. E una certa ha gridato, gli fa basta, smettetela, e questi continuano a ridere, a pigliarlo per il culo. Dico, ma raga, ma il rispetto, cioè, ma non sei figo se continui a fare il coglione, a urlargli contro, cioè a cantargli in faccia dopo che lui ti ha chiesto di stare zitto. Cioè sei uno stupido, che ok, ci sta, ti stai divertendo, però se ti dice smettila, smettila, non fare quello che che ridere, pigliamolo per il culo. Questo sta lavorando comunque. Infatti l'età media era 18-25 massimo, pochissime persone dai 25 in su, poche famiglie almeno in quella parte di isola. Arrivate a Zurich, solo ragazzini, un botto di alcol. Non mi piace questo stile di vita, cioè io sono la raga cheers, cioè sono la ragazza del raga cheers, mi piace divertirmi con le amiche, con gli amici, mi piace andare a far serata, ma non mi piace lo sballo, cioè mi sono ubriacata anch'io. È vero che ognuno è diverso, bisogna rispettare ogni singola persona in questo mondo e non giudicarla. Però veramente questa situazione da Jordi Shore non mi è piaciuta. Non sono riuscita a svagarmi, a ballare contenta, sia per questa situazione di troppo sballo, sia perché dal momento che abbiamo messo il piede per terra su Zurich, ogni singolo ragazzo
ci fermava. Gente che arrivava, non ti conosceva, ti metteva il braccio intorno al collo, faccia vicino alla tua, e ti parlava, tipo, ehi, ciao, sei italiano? Oh, leva sto braccio, cioè, ma oh, ma chi sei? Chi ti conosce? Ma mettiti le mani nel culo. L'antigente, volevo bruciarli tutti, mi stavano tutti qua, non mi stavo godendo la vacanza. Ed ero sempre incazzosa, perché comunque rispondevo male a tutti, cercavo di sbrogliarmi da sta gente, facevo di quegli atti assurdi che sembravo la stronza di turno. Andiamo a bere qualcosa, ci mettiamo in fila, sto tizio mi fuma in faccia, nell'occhio. E sappiamo tutti che cosa vuol dire quando una persona ti fuma nell'occhio. Mi giro, lo guardo male e gli faccio tipo, scusa? E lui? Io non ci potevo credere, l'aveva rifatto. Lo guardo e gli faccio, mi stai bruciando l'occhio, puoi smettere per favore? Terza fumata nell'occhio. Mi giro incazzata nera e gli faccio, ma secondo te, ma una tipa come può starci con te se ci provi così? Che cazzo te l'ho detto che ci sto provando? Mi fai pure cagare. Che risposta ti aspetti dopo quello che mi hai detto? Mi sono girata e gli faccio, allora dimmi che cavolo vuoi, perché se no ti arriva un bel pugno dritto in mezzo agli occhi e la risolviamo così. Cioè proprio gli ho risposto malissimo, ero incavolata. Al che ha continuato a fumarmi nell'occhio, facendo proprio il dispettoso. La sorella di Andrea è intervenuta facendo anche lei la guardia, insomma, dicendo smettila. Si sono presentati gli amici dicendo no, ma è un bravo ragazzo, poi non sa neanche che lavoro fa. La sorella di Andrea se ne esce dicendo, cos'è, fa il poliziotto? Boom! Così cosa è rimasta tipo, non lo so perché era partita così prevenuta, li avrà letti subito. Questi facevano i poliziotti, di cui uno maresciallo, avranno avuto 23 anni, 24 anni. E io dico, no, bel rispetto, complimenti, cavolo, come buttare merda su un lavoro del genere e te la meni pure, cioè stai facendo praticamente l'opposto di quello che dovresti fare. Tu stai usando il tuo lavoro per menartela, per usare l'autorità. In più sei un ragazzino di merda senza rispetto per le donne. Fai schifo, fai semplicemente schifo. Alla fine questi hanno iniziato a parlare con noi, io non gli ho dato retta, cioè continuavano a chiedere scusa, questo poi mi continuava a ribeccare e mi faceva i sorrisini e io seria come proprio Voldemort. Il mood era quello, cioè ci provano, non ci stai, ti sfidano, non ci stai, continuano a sfidarti. Poi abbiamo incontrato questi due francesi che sembravano apparentemente fidanzati perché facevano cose da fidanzati, invece no, erano semplicemente amici molto molto sballati che hanno iniziato a petto nudo a ballarci davanti, ma questi erano divertenti e rispettosi, cioè non ci hanno mai provato con noi ed erano proprio allegri, no, allegrotti, se non che una certa uno di loro tira fuori sta boccettina e dice volete, e io no, e la Sara no, non prenderla, e io no, non la prendo a prescindere, anche se me lo dici tu, non ho 2 anni e comunque so decidere con la mia testa, ma no, non la voglio. E alla fine era tipo il popper. Io, raga, sono super ignorante in questo settore, cioè proprio non ne so niente, è tipo un eccitante, e questi qua avevano fatto uso di questo popper che tra l'altro vendevano sulla spiaggia lì a Zurich, cioè c'era proprio un tipo con scritto popper, tot cune, adesso non ricordo. Ma sta sconvolta, sembrava tipo una bambina che vedeva le prime cose brutte della vita, no? Tipo, oh mio Dio, ma cosa fanno? Divertiamoci, ma fino a un certo punto, cioè per me queste cose vanno al di là del divertimento. Non lo so, le trovo un po' troppo non da gloria, ecco, quindi ci sono rimasta un po' male e mi sono caduti sti due, ho fatto tipo ok basta, ce ne andiamo. Questa cosa di Zurich non mi è piaciuta, anche se comunque ballavo, cercavo di divertirmi, è stata la parte più bella quando ho incontrato due di voi, una ragazza con i capelli rossi e un'altra, e altre tre. Devi andare lì secondo me con una cricca di amiche, non in due dove ti abbordano cani e porci, e con un mood un po' diverso. Io ero lì, ripeto, per rilassarmi, non pensavo di trovare la Rimini della situazione. La situazione a Novaglia era disastro totale, perché ci avevano avvisato appunto che quando la gente tornava dalla discoteca lì a Novaglia si faceva un bordello assurdo, cioè tipo tutti gli ubriachi che arrivavano da Zurich poi o vomitavano o continuavano a bere o facevano casino, ma lasciavano in giro la spazzatura lì a Novaglia, oltre che sulla spiaggia a Zurich. Quindi veramente è stato triste, perché vedevi la gente lavorare per togliere la spazzatura di chi andava a ballare. Ogni sera c'era questa cosa. Loro lo sanno, loro l'hanno creato, loro fanno questo business, però è triste, molto triste. Praticamente questa è stata la prima sera e ultima sera che abbiamo fatto a Zurich. Le altre sere le abbiamo passate al
Rocco Como, un localino al chiuso con tutti i finestroni però aperti, e infatti si poteva anche fumare dentro, e non vi dico la cappa che si era formata là dentro quando la gente fumava. Un buco, veramente un buco che si riempiva dalla mezzanotte in poi e ballavi così. Continuava a passare gente a fare via vai, quindi ogni 3x2 si dovevi spostare per far passare la gente e non riuscivi mai a ballare. Il giorno abbiamo provato altre spiagge, sono queste spiaggette singole, tutte molto belle, acqua limpidissima, l'unica pecca che è piena di ricci. Infatti noi siamo andati, ci siamo trovati alla nostra spiaggia, ma abbiamo fatto tipo il puccino con i piedi perché oltre non potevi andare, già da un metro c'erano i ricci, un sacco di ricci. Il giorno dopo invece abbiamo provato un'altra spiaggia molto molto bella, il problema è che è il contrario di quella dove andavamo noi. Se dove andavamo noi era piena di ragazzi, questa spiaggia con la sabbia era piena di famiglie, che ci sta perché giustamente i bambini non li portano dove ci sono i sassi che possono farsi male, e è normale che se ci sono i bambini fanno casino, no? Io li sopporto molto bene, cioè nel senso io non ho problemi, Sara un po' meno, quindi alla fine eravamo lì tipo ok, c'è bordello, continuano a piangere, però almeno c'era la sabbia, era bellissima quella spiaggia, ed è la spiaggia di Planka, Plan JKA. Ma la cosa ridicola è stata quando siamo andati a mangiare la sera al Moby Dick, quello buono, c'era sta coppia con questo fratello della tizia, tutti ubriachi marci, italiani. Questo qua inizia ad accasciarsi sopra di me col suo jumbo, quindi col suo cocktail. Già dal pomeriggio li avevo visti che continuavano a bere, quindi erano tipo le 9 di sera, stavano ancora bevendo. Io mi sposto e mi fa, ciao, vuoi parlare? Parlava tutto così, no? E io gli faccio, se non la smetti ti tiro un pugno, è la mia classica risposta, no? Io tiro pugni a tutti, che poi nessuno si fa mai sotto, quindi... E questo tizio mi dice, oh, sei italiano, parli italiano, cos'è che hai detto? Ripetilo! E la Sara, smettila, Gloria, smettila, andargli retta, andargli retta. Per fortuna il butta dentro del Moby Dick, perché eravamo in coda per entrare, mi vede abbastanza irritata, ma molto irritata, guarda il tipo, guarda la coppia e gli dice alla coppia, lui è ubriaco, non può entrare, dovete andarvene. Boh! Poteva farlo entrare, però ha visto che io ero irritata, stava dando fastidio, quindi gli ha detto, è ubriaco, non può entrare, ciao, e gli ha fatti andare via. Per fortuna che, cioè, quelli che dicono che i croati non sono simpatici, non è vero, perché è l'italiano che non porta rispetto al croato, il croato poi ovviamente si rigira e dice, oh bello, io sto lavorando. Sono rimasta delusa dalla Croazia per colpa degli italiani, non sono rimasta delusa dai croati. Non siamo tornate a casa dopo 11 ore di macchina con l'aria condizionata della sera prima del Kokomo e il caldo nel ballare, tutto quanto ci ha dato la botta finale. Infatti quelle 11 ore di macchina hanno fatto sì che la nostra malattia prendesse vita, e da lì c'è venuta la bronchite, otite, di tutto, raffreddore. Mi è dispiaciuto non potermi godere la Croazia, non potermi godere il post vacanza, perché uno dovrebbe tornare dalla vacanza rilassato, io invece sono distrutta, volevo tipo morire. Lo rifarei, detto onestamente, ritornerei lì, perché io mi affeziono molto ai posti, mi affeziono molto alle persone, voglio dare sempre una seconda opportunità alle cose che non mi sono piaciute, perché in quel piccolo mi sono piaciute, cioè è strano, trovo delle cose positive anche nelle cose negative, quindi ci tornerei con magari tante amiche per potermi godere la situazione e avere più una sorta di squad. Il bere ve lo sconsiglio, perché l'unica cosa magari decente lì è la birra, il resto tipo il vino te lo mischiano col ghiaccio, lo sciottino di vodka te lo mischiano col ghiaccio, un cocktail è solo ghiaccio e acqua e tanto così di parte alcolica, e spendi comunque abbastanza. Attenzione dove andate a mangiare, magari spostatevi verso le parti un po' più interne, con meno gente, dove ci sono proprio i posti tipici della zona, e provate le palacinche, sono molto molto buone. Ci sono anche molti forni, queste bakery dove fanno il pane fresco, dove fanno le cose al forno, molto molto buone. Il gelato non mi è piaciuto per niente lì a Novaglia, infatti sono stata pure male, boh, mi viene tipo il vomito solo al pensiero di quel gelato. E poi ci sono un sacco di cavigliere, cioè tipo lì vanno di moda tantissimo le cavigliere braccialetti, infatti ho comprato una cavigliera bellissima e ne ho trovata un'altra per terra nera, e sì, sono una cattona, l'ho presa per terra, ma don't judge me. Quindi cocktail finito, racconto finito, spero di avervi detto tutto. Comunque nel caso non mi perdete il vlog su Fairland, dove ho fatto una mini raccolta di tutto questo, di questa avventura a Novaglia, Pag. Spero di ritornare presto in Croazia, magari
datemi dei consigli su cosa visitare per posti rilassanti, con magari anche dei posti per la sera per andare a ballare, però che non sia tipo Novaglia, ecco. E io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, spero non l'abbiate preso come un voglio offendere gli italiani, ma semplicemente era un perché i ragazzi si comportano così all'estero e fanno così i coglioni, cioè non capisco, quindi datemi una spiegazione anche di questo, anzi se c'è uno di voi che mi ha beccato là e che ha fatto magari il babbo o che si comporta così, vi prego spiegatemi perché. Io poi sarò un po' vecchia scuola, vecchio stampo, quindi non lo so, poi magari le ragazze al giorno d'oggi ci stanno pure con questo tipo di battute, non lo so. Comunque grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!